Atmosfera insieme a Mariano Corso, professore straordinario del Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell'Osservatorio d'Enterprise 2.0. Come si sono evolute le aziende italiane all'interno dell'Enterprise 2.0, soprattutto in questo periodo di crisi? Beh, direi che proprio in questo periodo di crisi, molte aziende italiane hanno scoperto che, l'investimento in tecnologie dell'Enterprise 2.0, ma soprattutto nell'attuazione di quei principi organizzativi che l'Enterprise 2.0 porta, consente una serie di benefici con costi tutto sommato molto abbordabili. Gli ultimi 2 anni, quindi il 2009, ma anche quello che stiamo vedendo nel 2010, sono stati ad esempio molto positivi per la diffusione di strumenti di enterprise content management evoluti. Ancora di più stiamo vedendo una vera esplosione in positivo degli strumenti di unified communication and collaboration, e anche stiamo vedendo una diffusione concreta e anche numericamente sempre più importante di strumenti di community management e di social networking. Una delle difficoltà, mentre noi abbiamo, monitorando in realtà alcune centinaia di imprese che hanno lavorato su questi temi in questi anni, abbiamo provato casi di successo e decisa soddisfazione anche in termini di ritorni percepiti, c'è una difficoltà nel quantificare e monetizzare i benefici. Questa difficoltà nel monetizzare e quantificare i benefici è spesso alla base di una barriera alla diffusione. La Unified Communication Collaboration ha ad esempio una serie di obiettivi, di benefici molto tangibili che sono stati monitorati in questi anni, tipo la riduzione dei costi di trasferta, l'aumento di produttività legato proprio alla riduzione dei tempi morti, anche la sola valorizzazione di questi, che sono ovviamente una parte dei benefici, ha portato in questi anni a valutare in modo molto positivo quelli che sono gli investimenti in Enterprise 2.0. Quali sono le ragioni che ostacolano maggiormente lo sviluppo dell'Enterprise 2.0 all'interno del contesto delle piccole e medie imprese italiane? Beh, allora, parlando di piccola e media impresa, io direi che il primo elemento di ostacolo è la chiamerei ovviamente, senza nessun elemento offensivo, direi l'ignoranza, cioè il fatto di non conoscere quelle che sono le potenzialità e soprattutto la difficoltà a monetizzare questi benefici. Quando si tratta di investire in tecnologie che hanno più un impatto di natura organizzativa, fanno molto più fatica. La barriera non è il costo, e ormai non è neanche più il fatto che tecnologicamente siano complesse da utilizzare, direi che proprio la barriera principale è la comprensione delle opportunità, la comprensione dei benefici. Stiamo seguendo aziende come Fiat, che ha fatto delle operazioni molto interessanti sull'Enterprise 2.0, nel marketing, nella ricerca e sviluppo, adesso anche in produzione. La stessa Telecom è un'azienda molto attiva. Le grandi banche italiane sono tra i maggiori investitori in queste tecnologie dell'Enterprise 2.0. Cito tra le altre Intesa e UniCredit, che hanno anche investito in community e social network. Anche la media azienda italiana, però, e la piccola stanno cominciando a, grazie anche alla scalabilità di queste tecnologie, a investire. Mi piace citare ad esempio il caso di Indesit, che ha fatto una serie di investimenti in varie aree dell'azienda, dalla ricerca e sviluppo al marketing al commerciale. Lago, una piccola azienda che ha creato, a partire da una sorta di extranet, uno strumento di social networking. Ecco, la vera differenza quando si parla di piccole e medie imprese è che questi sistemi tendono a mettere in relazione risorse interne con aziende
risorse esterne all'azienda. La necessità di essere trasparenti da parte di un'azienda è ancora uno degli ostacoli per un vero sviluppo dell'azienda sul web 2.0? Ecco, assolutamente. Diciamo, le logiche Enterprise 2.0 all'interno dell'azienda hanno delle specificità anche nel modo in quelli che noi chiamiamo i sistemi di governance, cioè per condurre al successo un'iniziativa Enterprise 2.0, quindi lo sviluppo ad esempio di una community, di un social network, di un'iniziativa di Unified Communication Collaboration. In molti casi i nostri manager non sono pronti a affrontare quello che la trasparenza vuol dire. Le faccio un esempio. Il fatto di usare dei blog dipartimentali o dei wiki o dei social network spinge il management stesso a dover interagire in modo diretto, trasparente con le proprie persone, e questo mette in luce anche quelli che possono essere dei limiti da parte del management, limiti nella competenza, limiti nella leadership.